Abbiamo visto che tutte le volte che abbiamo due corpi a differente temperatura che si possono scambiare energia, questo comporta il passaggio di energia termica dal corpo più caldo a quello più freddo, e la stessa cosa avviene anche tra due zone di uno stesso corpo mantenute a una temperatura differente. Questo passaggio di calore, cioè di energia termica, avviene secondo tre modalità, può avvenire secondo tre modalità differenti, a volte queste sono concomitanti. La prima modalità si chiama conduzione, la seconda si chiama convezione, la terza si chiama irraggiamento. Vediamo per sommi capi di che cosa si tratta. Per la conduzione immaginiamo di condurre questo semplice esperimento. Prendiamo un'asta di ferro e poniamo un'estremità in una brace rovente, mentre l'altra estremità la teniamo in mano. Ora è evidente che la temperatura delle due estremità è differente, ma avremo un passaggio di calore che noi avvertiremo dopo pochissimo tempo. Cosa è avvenuto? Certamente non c'è stato spostamento di materia, perché il ferro è rimasto al suo posto, gli atomi di ferro sono rimasti al loro posto. Ma come sappiamo, questi atomi vibrano incessantemente per agitazione termica intorno alle posizioni di equilibrio, e questi moti di agitazione termica diventano più rapidi quando la temperatura sale. Ma questi moti rapidi vengono trasmessi alle particelle vicine del reticolo cristallino, posizionate vicine nel reticolo cristallino, e via via questo moto viene comunicato a tutti i punti dell'asta, nel caso del nostro esperimento. Questo avviene anche quando mettiamo a contatto due corpi solidi a temperatura diversa, e anche in questo caso c'è una trasmissione dei moti vibratori delle particelle, degli atomi e delle molecole da un corpo all'altro o da una zona all'altra dello stesso corpo. Per comprendere invece la convezione, esaminiamo questa situazione. Mettiamo su un fornello acceso una pentola piena di acqua. Cosa accadrà? Accadrà che l'acqua che si trova alla base, cioè sul fondo della pentola, quindi molto più vicina alla fonte di calore, si riscalda e la sua densità diminuisce. Diminuendo, quest'acqua sarà portata via, si solleverà, perché diventa più leggera dell'aria invece più pesante, dell'acqua, scusate, più pesante che la rimpiazzerà. Tutto questo dà luogo a questi moti circolari, che si chiamano moti convettivi, per cui il calore si diffonde in tutta la massa dell'acqua, ma con spostamento di materia. Quindi le particelle si muovono e portano la loro energia in tutti i punti della massa fluida. Quindi in questo caso la differenza con la conduzione è che adesso c'è trasporto di materia oltre che di energia. E questo trasporto è dovuto a differenze di densità causate dal riscaldamento del fluido. La convezione può quindi manifestarsi soltanto con i fluidi. Un caso interessante è quello, per esempio, dell'impianto di termosifone, che adesso vi illustro. Allora, in questo caso, vedete, abbiamo il radiatore, che è l'elemento che viene riscaldato dall'impianto di termosifone, che è l'impianto che comprende la caldaia, le tubazioni, eccetera. E anche in questo caso l'aria che si trova in prossimità del radiatore si riscalda e diminuisce di densità, quindi sale e viene rimpiazzata da aria più fredda che invece si trova più lontano. Anche in questo caso si crea un moto convettivo, un moto circolare o comunque chiuso, che alla fine trasporta il calore in tutti i punti della massa fluida, che in questo caso è costituita dall'aria contenuta in una stanza. Per quanto riguarda l'irraggiamento, ce ne occuperemo in un'altra unità didattica, il fenomeno è più complesso. Comunque diciamo che si tratta del fatto che ogni corpo che si trovi a una certa temperatura emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica,
E questa, l'ammontare di questa energia dipende fortemente dalla temperatura, cioè temperature più elevate portano un aumento molto notevole dell'energia emessa. Quindi quando mettiamo due corpi a temperature differenti, affacciati l'uno sull'altro, anche se non è interposta alcuna materia tra di essi, per esempio poniamo il Sole, la Terra e in mezzo c'è il vuoto, questi corpi si scambiano questa energia elettromagnetica, ma è evidente che il corpo più caldo cede al corpo più freddo molta più energia di quella che riceve e quindi alla fine il tutto si traduce in una cessione di energia dal corpo più caldo a quello più freddo. In questo caso quindi il trasferimento di energia avviene attraverso le radiazioni elettromagnetiche e non c'è assolutamente bisogno che ci sia della materia interposta tra i corpi che si scambiano questo tipo di energia. Adesso cominciamo l'esame più specifico della conduzione, che possiamo trattare in maniera quantitativa abbastanza agevolmente in un caso particolare. Diciamo subito che il problema della conduzione del calore è stato studiato da un fisico matematico francese di nome Fourier all'inizio dell'Ottocento. Fourier si occupò della diffusione del calore sotto condizioni molto generali, quindi l'equazione che ottenne può essere applicata a qualsiasi caso di diffusione del calore ed è perciò nel suo carattere generale è complessa, è un'equazione differenziale, quindi molto diversa dalle equazioni che siete abituati a risolvere e che è comunque laboriosa in situazioni diciamo generali. Però in alcuni casi particolari l'equazione diventa semplice e per fortuna un caso che nella pratica è molto importante può essere trattata con un caso specifico dell'equazione di Fourier che è molto semplice da utilizzare e che viene effettivamente utilizzato anche dai tecnici quando fanno i calcoli dei consumi energetici degli edifici e quindi hanno bisogno di prevedere quanto calore fuoriesce dall'edificio oppure entra nel caso estivo in modo da poter poi dimensionare tutto quello che serve a mantenere le condizioni di benessere ambientale. Ora, il caso che noi tratteremo è questo, è il caso della parete. Questa parete dobbiamo immaginarla indefinita, cioè questa è una porzione di una parete che si estende infinitamente nelle due direzioni delle due facce. Questa parete dobbiamo immaginarla fatta di un materiale omogeneo, quindi monostrato, quindi per esempio tutta di legno, tutta di ferro e così via, ha uno spessore D e le sue facce, attenzione, devono essere mantenute a temperature costanti. Questa è l'ipotesi sotto le quali è valida l'equazione che adesso scriveremo. Questa è sicuramente decisiva, cioè le due temperature devono essere mantenute costanti. Se per esempio supponiamo che T2 sia la temperatura, diciamo quella alta, la temperatura per esempio in una situazione invernale dell'interno della casa e T1 quella esterna, queste due temperature devono essere mantenute costanti. L'equazione è la seguente. Allora qui abbiamo al primo membro, attenzione, delta Q su delta T. Al secondo membro abbiamo lambda, un coefficiente che adesso chiariremo, S, delta T maiuscolo diviso D. Allora vediamo il significato. Al primo membro abbiamo delta Q su delta T. Delta Q è proprio la quantità di calore che attraversa la parete, cioè che passa dalla faccia calda alla faccia fredda. Su delta T naturalmente è la quantità di calore, quindi di energia termica, che attraversa nell'unità di tempo la parete. Quindi a tutti gli effetti questo che compare al primo membro è una potenza, perché è un'energia diviso un tempo. E trattandosi di calore viene chiamata potenza termica. Quindi la potenza termica che attraversa la parete significa quanti watt attraversano la parete, cioè a dire quanti joule al secondo attraversano la parete.
Nel secondo membro abbiamo tutto quello che influisce sulla potenza termica che viene trasmessa. E abbiamo innanzitutto S, la superficie della parete, cioè la porzione di superficie che ci interessa. Vi ho detto che la parete dobbiamo immaginarla, perché sia valida questa formula, come infinitamente stesa, cioè dobbiamo trascurare gli effetti ai bordi della parete. S è semplicemente quel pezzo di parete che ci interessa. Delta T è T2 meno T1, se T2 è maggiore di T1. Ed è la differenza di temperatura delle due facce. D è lo spessore, come vedete nella immagine. E attenzione, lambda. Lambda è un coefficiente caratteristico del materiale. Poiché più alto è lambda, più calore attraversa la parete, lambda si chiama coefficiente di conducibilità termica. Vedete, per dare una definizione di questo coefficiente basterà nell'equazione di Fourier andare a porre S uguale 1, delta T uguale 1 e D uguale 1, e quindi avremo delta Q su delta T uguale proprio lambda. Pertanto lambda può essere detto, può essere definito come la potenza termica che attraversa una porzione di superficie unitaria, di area unitaria, sotto la differenza di temperatura di un grado Kelvin, parete avente lo spessore di un metro. Lambda si misura in watt fratto metro per Kelvin, come potete facilmente controllare se la ricavate da questa espressione. Facciamo questo calcolo: lambda è delta Q su delta T per D fratto S delta T grande, e quindi capite, questo si misura in watt, questo in metri quadri, e quindi semplificando ne risulta soltanto metri, e questa differenza di temperatura in Kelvin, e quindi watt su metro Kelvin per Kelvin. I valori di lambda sono molto diversi tra loro a seconda che il materiale sia un buon conduttore di calore o un cattivo conduttore di calore. Possiamo passare da valori di qualche centinaia, per esempio nel caso del rame oltre 400, a valori molto bassi, per esempio il legno 0,20. È chiaro che se vogliamo minimizzare le perdite di calore, che sono appunto le potenze termiche che fuoriescono da un edificio e che quindi devono essere prodotte attraverso la generazione di calore, come per esempio caldaia, dobbiamo utilizzare lambda molto piccoli, perché questo riduce le dispersioni termiche, e lambda piccoli sono caratteristici dei materiali isolanti. Nella prossima unità didattica ci occuperemo, anche svolgendo qualche esercizio un pochino più complesso, di pareti che non siano monostrato, che capite bene sono abbastanza diciamo poco utilizzabili, e sono anche abbastanza diciamo illogiche, e quindi vedremo come si può trattare, però naturalmente non approfondiremo un argomento che è molto specifico di discipline tecniche, come si può trattare, almeno capiremo così nelle grandi linee, come si può trattare il caso delle pareti multistrato, pareti nelle quali per esempio abbiamo materiali che non sono degli ottimi isolanti, abbinati a materiali che hanno invece buone caratteristiche di isolamento e che quindi alla fine risultano efficienti da un punto di vista energetico. Un'ultima osservazione che viene fare: spesso il problema della parete viene chiamato anche problema della sbarra, cioè in questo senso, se io prendo un'asta che diciamo è completamente circondata da un materiale perfettamente isolante, e abbiamo le due facce, diciamo le due basi di quest'asta, che sono tenute a temperature differenti. Allora, l'equazione che regola il passaggio di calore attraverso questa sbarra è la stessa della parete. Questo perché le dispersioni termiche
sui lati della superficie laterale sono zero, perché abbiamo ipotizzato che questo materiale infinitamente esteso sia perfettamente isolante. Quindi l'equazione è perfettamente la stessa, in questo caso D è la lunghezza, sarebbe l'altezza di questo prisma, insomma la lunghezza della sbarra, la superficie sarebbe l'area della base di questa sbarra, e il delta T ovviamente è quello che abbiamo scritto. Quindi non vi sorprendete se a volte trovate un modo diverso per denominare.